sono i matti viventi, sono quelli che alle 7 del mattino arrivano con le ruspe a buttare giù una casa di ragazzi che stanno facendo qualcosa di buono per tutti. Quest'ultimo concerto lo dedichiamo a Casa Veleni, all'esperienza che è stata. Partecipazione per l'ultima volta, stessa storia, stesso posto e stesso bar, autunno. Oh!
ancora in fascia protetta, tra poco ci sposiamo. Allora, questa la dedichiamo per chi invece di perdersi in questioni di punti anarchia per l'inverno 2012-2013 pensa a fare qualcosa di concreto, rompe meno i coglioni la gente e fa un po' più da sé. Fatta fare domani. Thank you.
petto, punto pelle, cambio cose, le stesse petto. Mi metto dietro, mi parlo anche il prezioso, mi arrivo. Cado, dell'arco, il pensavo, e l'arco, volete spesso, e le vero, non lo voglio dare so. Vieni con il petto, poi sono, mi sto portando una pelle. La dedichiamo a sto cazzo, a sto cazzo, alla muerte, a muerte, alla muerte e alla nostra fine. Come on.
salutiamo? Innanzitutto Bin Laden, perché è una figura assolutamente indispensabile nel panorama culturale da cui gli OFU hanno attinto a piene mani. In secondo luogo a tutti coloro che devono sostanzialmente infarcire continuamente le loro propagande di vita, di parole di questo genere. Salva la vita, ho fatto l'altro giorno la strada provinciale che va dal mio paese a Tadate, c'era l'immagine con il feto di 14 settimane con scritto mamma non buttare via il tuo bambino, pensa alla vita. Beh, questi sono comunque tendenzialmente gli stessi che promuovono la guerra fra civiltà e che danno la benedizione a quelli condannati a morte, tanto per citare Dylan Dog, come Bin Laden è altro grande riferimento culturale. Quindi questo è l'ultimo testamento, parla di Dio e non ne parla un gran bene, e gioia. Facciamo!
gli evangelisti dissero hardcore in settimana, e quindi noi facciamo correre. Per l'ultima volta, sperando che qualcuno faccia testimonianza di questa storia, che nel secondo dopoguerra una ragazza di nome Kitty Genovese è stata condannata a New York in mezzo dei palazzi sotto lo sguardo di 38 persone che sono rimaste a guardare e non hanno fatto nulla. Perché non hanno fatto nulla? Perché ognuno pensava, perché devo farlo io? Lo fa quello di fianco. Quello di fianco ha pensato, perché lo faccio io? Lo fa quello di fianco. E così andare. Non hanno fatto niente. Il più umano, se si può dire, è stato l'assassino, che inizialmente si era nascosto quando si era accorto che i 38 lo guardavano. Poi quando ha visto che nessuno dei 38 ha fatto niente e la povera era terrorizzante, è andata a finirla, perché non c'era nient'altro da fare. Per anni ci si è indagati sul motivo del caso Kitty Genovese e le risposte sono state varie, della diffusione di responsabilità, il fatto che in mezzo a tanta gente ognuno delega quello di fianco. Però il perché ad un certo punto diventano inutili. L'unico dato è che nessuno ha fatto niente. Quindi questa la dedichiamo a memoria dell'indifferenza, e citando anche Gramsci, perché no? Odiamo gli indifferenti. Il caso di Genovese. Thank you.
siamo a una nuova scoperta del Telos, un'anima gemella, un'unione spirituale fino al primo momento, l'Arcomi, che probabilmente non vorrei essere sessista, però sessista sono i personaggi chiamati in causa, semmai finite le priapiche performance del Premier, non sapeva più come far carriera e allora ho pensato di prendersela con i ragazzi che occupano le case in provincia. All'Ara Comi vi chiamo l'uomo caramella, che non c'entra una sega con l'Ara Comi, ma del resto lei non sa che cosa dice, quindi non è un problema. Let's go.
Allora, c'è chi stasera è andato a spendere una cifra spropositata per gruppi che una volta si svisolano in posti del genere e noi a confronto abbiamo delle richieste da rockstar rispetto a questi gruppi. C'è chi invece non è andato a vederli ed è venuto qui. Per quello che rappresentavano, per quello che volevano dire e anche soltanto per un po' di soddisfatti e rimborsati, che non fa mai male, ma svedia. Adesso torniamo ad omaggiare una storica band di Copenaghen con questa canzone di Acqua. Questa è Mr. Jones, tratto dal nostro primo album. Stop!
quasi alla fine. Hanno valso la pena per stasera. Grazie a tutti. Allora, questa la dedichiamo in ordine a Cima, per motivi che ignoro, ma così mi ha detto. Bravo Cima! Secondo, Tero Squat. Prima serata del Teros di Via Milano ha avuto Iofu come infestatori e noi invece contraccambiamo dando l'ultimo concerto qua. Grazie, grazie e continuate così. E poi l'ultima, e perché questa è una canzone un po' un lento per chi un po' ci prova, no? Ad amare, che sembra una parola del cazzo, però il fatto che è diventata una parola del cazzo dice qualcosa di molto grave, no? Ci si vergogna a dirla, però ha un senso ancora. E allora questa la dedichiamo, oltre che al CD prossimamente in uscita di Lorenzo Natali, che si chiede Lorenzo. Ragazzi, è finita qui. Ciao a tutti. Un'altra forma. Tutto mi resto,
Volevo fare una battuta su di loro, visto che mi piace fare le battute. Adesso, cioè fino a questo momento, Yofu è un gruppo che o è. Da domani sarà un gruppo che o fu.